Rassegna stampa di Osimo Oggi, a cura di Matteo Montesi. Ciao a tutti, oggi è il 30 maggio 2017, dalle notizie Osimo Oggi è pieno, guarda che roba. Vabbè, vado a schiacciare cronaca. Matteo Cingolani, 36 anni, arrestato dai carabinieri per episodi gratuiti di imbecillità. Oh, ne succede di tutti i colori, pensa tu. Matteo Cingolani, 36 anni, nato ad Ancona, residente a Camerano, ma di fatto domiciliato ad Osimo, domenica sera, nonostante l'ora di cena, non aveva davvero nulla, ma proprio nulla da fare. Annoiato come può esserlo chi ha già trascorso la domenica e chissà quanto altro tempo a ruotare inutilmente i diti pollici, Cingolani, compiuto dall'autobus poche centinaia di metri, aveva già importunato gli occupanti dell'intero mezzo, autista compreso. Questione di soli attimi perché, come già detto, il 36enne era davvero stufo di qualsiasi cosa. Così, al primo tentativo di apostrofare i nuovi arrivati, Cingolani si è trovato con due braccialetti nuovi ai polsi, costretto tutto in una volta a cominciare a preoccuparsi. È buccato i carabinieri in borghese, gli hanno messo le manette, l'hanno ammanettato e portato, come sai, in caserma e poi in galera. Adesso fammi leggere una notizia, così la leggi con me e vediamo un po' che fine ha fatto su Cingolani. Dopo aver danneggiato l'autobus e insultato o minacciato a caso senza motivo i pochi presenti, Cingolani ha realizzato di aver spintonato, minacciato ed etichettato pesantemente non due eroi, ma due carabinieri. Morale dell'episodio, gli insulti e le minacce patite da autista e passeggeri sono passati in cavalleria. Come mai è accaduta la stessa azione compiuta sui militari e invece è stata sanzionata con l'arresto del malcapitato, con un poker di pesanti accuse che sono andate dall'oltraggio alla minaccia, dalla violenza alla resistenza pubblico ufficiale? Pensa tu che roba. Circa i fatti originari, Cingolani dovrà rispondere del solo danneggiamento aggravato alle suppellettili del bus. Arresto confermato dal sostituto procuratore, dottoressa Valentina Bavai, che ha comunque disposto la concessione di domiciliari in attesa del processo, con direttissimo. Inoltre, anche per Cingolani, il comando dei carabinieri ha proposto al questore di Ancona la misura ulteriore dell'avviso orale. Stamani, in tarda mattinata presso il tribunale di Ancona, Matteo Cingolani è comparso di fronte al giudice, che ha concesso all'imputato la soluzione del rito del patteggiamento. In considerazione dei precedenti dell'Osimano e in ordine alla durata e tipologia dell'espiazione, la pena non è stata ancora definita. Occorreranno pazienti e lunghi calcoli, finalmente qualcosa da fare. Tu pensa, a 36 anni uno cosa deve fare? Spaccare un autobus e importunare persone a minacciarle? Ma ti rendi conto che roba? Dove siamo arrivati? Spacciatrice di fiducia, a 19 anni, semina nuovi tossici a San Marco. Bei guai, Big Bubble Osimana e con tanto di soprannome per il traffico giovanile. Se faceva chiamare Big Bubble e spacciava la droga a 19 anni, pensa. Alla scuola del San Carlo. Ma alla scuola, cosa ci si va a fare per drogarsi? Forniva il quartiere di marijuana per uno smercio di 200 euro al giorno. E sa che gli conveniva. Nuovi guai dalla marijuana per Big Bubble, la 19enne spacciatrice osimana specializzata, nonostante la giovanissima età, nel rifornimento di fumo a coetanei e minorenni. Un tempo avremmo detto a Bardasci di San Marco. Osimana puro sangue, non è purtroppo nuova alle cronache e meno sconosciuta ai carabinieri della radiomobile, specializzati nella repressione del traffico illecito di sostanze psicoattive, capaci di alterare la mente degli adulti. Figuriamoci di adolescenti di primo pelo, che come gli affezionati clienti di Big Bubble. Ufficialmente nulla facente, pregiudicata con tanto di soprannome meritatamente guadagnato nel mondo dello spaccio. La ragazza, anziché tornare sui propri passi per intraprendere una sana condotta di vita più consona ad una 19enne con tutta una vita davanti, ha preferito scalare le tappe del traffico di morti, ma pur sempre capace di assicurare introiti medi giornalieri pari a circa 200 euro. Individuata la nuova abitazione del pusher proprio a San Marco, gli uomini del capitano Conforti, forti di sospetti univoci, che indicavano in qualche modo Big Bubble come principale indiziata dell'accresciuto smercio delle ultime settimane. Domenica mattina hanno sottoposto l'appartamento della ragazzina a perquisizione domiciliare. La ricerca di droga è andata nuovamente a buon fine, dal momento che 9 grammi di marijuana, suddivisi in più dosi, sono stati rinvenuti nella camera da letto della ragazza, occultati all'interno di un sottofondo. Nello stesso spazio i carabinieri hanno rinvenuto un iPhone modello 7 Plus, risultato rubato il 9 marzo scorso ad una ragazza marocchina di Civitanova Marche, ma decisamente più interessante, i militari sono entrati in possesso di 5 pizzini, contenenti ciascuno gli appunti promemoria di Big Bubble, circa lo smercio al minuto ai propri clienti della droga, stimata in circa 5-6 mila euro al mese. Marijuana, cellulare e pizzini sono finiti sequestrati dai carabinieri mentre la ragazza ha terminato la domenica mattina in caserma per un nuovo fotosegnalamento e l'inevitabile deferimento alla procura.
Inoltre, altro fatto spiacevole che la ragazza Osimana non aveva forse messo in conto, mentre la giovane veniva lasciata andare, lei è stato ricordato di essere stata proposta alla competente questura di Ancona per l'irrogazione della ulteriore misura preventiva dell'avviso orale valido 3 anni. In pratica, se il questore dovesse ritenere la segnalazione degna di essere accolta su Big Bubble, si procederebbe come potrebbe fare un buon padre di famiglia di fronte ad una figlia da recuperare al normale vivere a tutti i costi. In pratica, la ragazza rischia seriamente di essere ammonita per la propria condotta, una sorta di cartellino giallo, e avvisata di non ripetere simili exploit. Men che meno dal giorno dall'avviso e per il triennio successivo, per 3 anni. Per Big Bubble scatterebbe il gradino superiore di ammonimento, passando dall'avviso orale alla misura ben più incisa della sorveglianza speciale. Anticamera di una futura vita che non sarebbe così sbagliato decidere di buttare. Dunque, attenzione, vivere la propria vita o consegnarla all'inferno passa attraverso un percorso obbligato da imboccare con decisione ora. Pensa, guadagnava 200 euro al giorno per un totale di 5-6.000 euro al mese. E sa che gli conveniva. Apposta lo faceva e l'ha continuato a fare, anche dopo degli avvisi, avvertimenti, che già è stata interrogata dai carabinieri. Con tutti quei quattrini, continuava a farlo sicuro. Un infarto stronca la vita al gigante buono dell'Aspio. L'uomo lascia i genitori, Wanda e Guido, e il piccolo Vittorio di 10 anni. Pensa un po' al figlio quanto soffrirà adesso senza il padre. L'eterno riposo dona Emanuele, signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, ami. Stroncato da un infarto nel suo letto ad appena 43 anni, Emanuele Piermaria, gigante buono dell'Aspio, se n'è andato domenica mattina attorno alle 9.30, all'inizio di una giornata di riposo e di ritrovo con gli amici del quartiere e soprattutto con il figlioletto Vittorio di 10 anni, una domenica da vivere al mare approfittando della bella giornata nel giorno del diritto di visita del ragazzino. Separato dalla moglie di Filottranno, Lele era tornato a vivere con i genitori all'Aspio, arrangiandosi in più lavori, in tempi di crisi come gli attuali, pur di portare a casa il necessario per sé e il mantenimento di Vittorio. Ultimamente Piermaria si era da fare come pavimentista, prima ancora come muratore, comunque non scartava nessuna opportunità, sempre sorridente e positivo. Domenica mattina, in attesa di Vittorio, si era alzato attorno alle 8. Pare che da qualche giorno l'uomo non si sentisse granché bene, tipo una spossatezza generale imputata al caldo improvviso tipico a fine maggio. Il tempo di affacciarsi al balcone al civico 20 di via Cittadini e di salutare il cugino Davide capitava vicino, fatta colazione, lei ha preferito far ritorno a letto senza attendere in piedi l'arrivo del figlio. Evidentemente i primi sintomi dell'infarto in corso stavano minando la forte fibra del muratore. Ed è proprio a letto ormai, esanime, che lo hanno ritrovato il padre Guido e il figlio Vittorio preoccupati di non vederlo, come al solito in piedi ad aspettarli. Non c'è stato nulla da fare, per disperazione di papà Guido e mamma Wanda, oltre che dal piccolo Vittorio, con la notizia a volare veloce di casa in casa, in tutta la frazione. Conosciuto e ben voluto anche nei vicini quartieri di Santo Stefano e di San Biagio, Emanuele Piermaria lascia, in quanti hanno avuto il piacere di conoscerlo, il vuoto del ricordo di una persona solare, ben educata e del grande sorriso. Martedì pomeriggio nella chiesa di San Biagio, dopo i rilievi di rito per dare certezza all'avvenuto infarto e funerali dello sfortunato papà. Senza lavoro, senza gas e quasi senza luce, ed ogni weekend anche senza mangiare. Povero Cristian Aiello, l'ho intervistato io, se vuoi va a vedere l'intervista su Osimo Oggi, sui video. E lui non c'ha lavoro, non c'ha niente, e il comune, il sindaco gli ha promesso il lavoro, e però purtroppo non lo riesce a trovare perché ha superato una certa età e non lo piene nessuno. Però il sindaco glielo aveva promesso il lavoro, ma noi lo dà. Senza gas e per poter cucinare, nel fine settimana poter mettere insieme il pranzo con la cena diventa un'autentica impresa per sempre più troppi osimani. Abbiamo già parlato nelle interviste di Matteo Montesi nel caso di Cristian Aiello, 39 anni, single, da tempo assistito come può dai servizi sociali. Durante la settimana il problema è relativo, spiega Aiello, in quanto la ASO, che a San Biagio cura una mensa per lavoratori, provvede a consegnarmi a domicilio un pasto abbondante con cui riesco a fare pranzo e cena. Il problema vero ce l'ho il sabato e la domenica. Io cucinerei volentieri pur di essere indipendente, ma Astea ha disattivato il servizio gas e tra poco toglierà anche la luce. In queste condizioni sono praticamente obbligato a non mangiare o a chiedere di nuovo aiuto. E questo non è giusto, ma senza un lavoro vero che mi consente di poter vivere degnamente, più che chiedere a tutte le porte, non so davvero come rimediare. Così l'altra mattina il sindaco Pugnaloni mi ha suggerito di chiedere alla Caritas. Il sabato sono aperti e qualcosa possono rimediare. Sono andato fiducioso, ma si vede che questo 2017 non è il mio anno. Mi hanno detto che avevano finito tutto e che potevano darmi un po' di pizza rimasta della mattina, qualche lattina e dei succhi di frutta con cui hanno riempito questa mezza busta. Per fortuna che la domenica posso approfittare qualche volta di qualche amico nelle mie stesse condizioni che mi invita a casa a mangiare qualcosa, altrimenti ogni weekend, secondo il regolamento, non dovrei mangiare. Chiedo per l'ennesima volta al sindaco che di fronte a casi limite, come il mio purtroppo non sono il solo ad Osimo, il comune si faccia carico, come per gli asilanti, di garantire servizi essenziali come acqua, luce e gas, senza essere costretto a vivere più della metà dell'anno senza, e senza ricevere bollette incredibili che non posso onorare causa la presenza dei costi, per me impossibili, di riallaccio del servizio. Aiello mostra la busta alimentare così come ricevuta dalla Caritas. Però per i rifugiati che stanno in Osimo, che non ne manco osimani, ce l'hanno i soldi. Ma per questi qui, che come lui ce n'è tanti, non li sostiene il comune. Quanto giustizie! Domanda semplice ad Astea. A quale genio di quale ufficio è venuto in mente di applicare ad un cittadino storicamente senza reddito, perché senza lavoro, le stesse condizioni economiche di ripristino del servizio applicate ad un utente distratto o temporaneamente in difficoltà? Gli ha detto solo da cambiare utenza per un riallaccio che gli costa meno. Ma come fa a pagarlo?
se il lavoro che aveva promesso il comune non glielo dà. Come fa? Con quali soldi? Deve andare a rubare? Domanda semplice alla carità, se tutte le cose di questo mondo prevedono dei modi, l'uno ha fatto uguale all'altro, anche fare disinteressatamente del bene prevede un codice, un modus operandi che se non applicato sminuisce fino ad azzerare la buona azione che si sarebbe voluta compiere. Consegnare del cibo rimasto ci può stare, la fame non fa troppe sottigliezze, sarebbe però il caso di metterlo in mano a chi ne ha bisogno, cercando almeno di salvare le apparenze, che pur contano. Insomma, tra dei pezzi di pizza e delle lattine ci sarà pure il modo di dividere le cose o mescoliamo il tutto come facciamo col mangiare dei maiali? Praticamente la Caritas, oltre che non c'aveva più niente, per lui... gli ha dato tutti i scarti avanzati dentro un sacchetto come se dai maiali. In questo modo non ci si guadagna il paradiso, anzi si rischiano pericolosi play out, pure in purgatorio. Alla vista dei carabinieri si disfa di un grammo di hashish. Questo è un ragazzetto, pure. Osimano di 20 anni si assume la responsabilità del fumo e salva 2 amici. Quella roba è mia, i miei amici non sanno nulla. Addio a patente e viaggi all'estero. L'hashish è fuori dal finestrino, ma i carabinieri l'hanno visto e l'ha fermato e capirai dopo è peggiorata la situazione. L'Osimano ha ammesso le proprie responsabilità dichiarandosi l'unico assuntore dei 3. Vera o meno che sia il racconto, la versione ha comunque avuto il pregio di scagionare, gli facciamo finta ignari, altri 2 ragazzi. Pagherà per tutti l'Osimano rinunciando a lungo a patente, viaggi all'estero e dovrebbe averlo porto d'armi esattamente come indica il troppo poco conosciuto articolo 75 legge 309-90. Sanzioni ben più pesanti visto lo stile di vita dei giovani di oggi, anche piuttosto a qualche giorno in cella. Purtroppo la controinformazione di cui si nutrono troppi consumatori porta erroneamente a pensare che dichiarandosi assuntori abituali o qualcosa del genere si possa godere di qualche facilità o sconto, addirittura si possa ottenere il perdono giudiziale. Ormai i giovani di oggi, delle forze dell'ordine, non gli frega niente a nessuno, se droghe ne ha rotta le collo e fanne un macello. Che generazione. Nati, morti e sposi. Emanuele Piermaria è nato in cielo. Ieri mattina ha improvvisamente mancato all'affetto dei suoi cari, all'età di 43 anni. L'eterno riposo don Emanuele, signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Poi si sono sposati Alessandro e Veronica, Maurizio e Silvia, Francesco e Alba, Stefano e Paola. È nato in cielo Claudio Di Matteo. Gli amici del Borgo degli Ulivi di Osimo vogliono rendere pubblico il loro affetto, certi che, attraverso l'espressione di questi nostri sentimenti sinceri, interpretiamo anche quelli di quanti ti hanno conosciuto, caro Claudio Di Matteo. In questo difficile momento siamo particolarmente vicini a te e alla tua cara famiglia. Ci uniamo nella preghiera chiedendo per voi al Signore la forza necessaria a superare il grande dolore e ritrovare la pace. È nata in cielo Fernanda Salati. Ieri è mancata l'affetto dei suoi cari all'età di 89 anni. Ne danno il triste annuncio i figli Giampaolo e Giorgio, la nuora Gianna e i nipoti di parenti tutti. È nato in cielo anche Claudio Duranti. L'eterno riposo dona Claudio, signore, risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Ieri sera, presso l'ospedale regionale Torrette di Ancona, circondato dall'amore dei suoi familiari, si è spento all'età di 63 anni. Con dolore ne danno la triste notizia la moglie Loretta, le figlie Silvia e Alice, l'adorato fratello Gabriele, la madre Gina, i cognati, le cognate, i nipoti di parenti tutti. Il resto del Carlino. Osimo, padre di famiglia di 43 anni, morto per un infarto. Queste tutte le notizie di un altro giornale, però io già l'ho dette del giornale Osimo Oggi, che c'è scritto tutto. Incidente a Osimo, ferito 17enne, cronaca. Ennesimo incidente lungo via Marco Polo a Osimo. Attorno alle 8 di stamattina una Peugeot si è scontrata con un ciclomotore condotto da un osimano di 17 anni. Nell'urto il ragazzo ha avuto la peggio, ma fortunatamente non è stato necessario l'intervento del 118 e il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Osimano con mezzi privati. Il traffico già caotico ha subito fortissimi rallentamenti con code sia su via Guazzatore che su via Polo, che si sono allungate fino alla rotatoria del consorzio e oltre. Sul posto una pattuglia di vigili urbani e 2 carabinieri per gestire il traffico ed effettuare i rilievi. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio. Pare che il riverbero del sole abbia giocato il ruolo principale. L'incidente odierno è solo l'ultimo di una lunga serie in quel tratto da Bollino Nero. Osimo, panico sull'autobus, 36enne, insulta autista, passeggeri e carabinieri. Guarda che roba, oh. Sempre la notizia di prima che ho letto sul giornale Osimo Oggi. Corriere Adriatico. Emanuele saluta il cugino e muore. Papà di 43 anni, ucciso da un infarto. Spaccia marijuana ai giovani del quartiere, denunciata a Big Bubble.
danneggia l'autobus, minaccia e insulta viaggiatori e conducente arrestato. Vivere Osimo. Vediamo che in tutti i giornali c'è le solite notizie. Tragedia, San Biagio, 43enne stroncato da un infarto. Dopo ogni giornale ci mette la sua fotografia. Chi uguale, chi diversa. Spaccio in zona San Marco, denunciata ragazza pusher 19enne. Poi qua, polverici, non c'entra niente. Osimo aggredisce passeggeri di un bus e i carabinieri arrestato pregiudicato. Poi ciclismo in tema ciclistico Campocavallo fa il suo 18esimo GP Gabrielloni. Poi qui Valentina Vezzali, testimonial per il progetto Sport e Legalità. Smog, Osimo stazioni. Il PD Osimo rilancia con 3 ettari da adibire a piantumazione. Risposte concrete ai problemi legati allo smog. Mai come oggi sono in corso progetti ad opera dell'attuale amministrazione comunale per rispondere alle esigenze manifestate dagli abitanti della frazione. Sono andato lì io a riprendere questa manifestazione, che non c'era nessuno, non si è fatti vedere nessuno della giunta comunale oppure il sindaco. Nessuno era lì. E quindi c'ero solo io e il direttore Pangrazzi di Osimo Oggi. E va a vedere il video, che così senti le persone cosa hanno detto, che testimonianze danno. È proprio allucinante, guarda, quello che sta succedendo in Osimo. Adesso passiamo alle notizie nazionali, tramite il sito Dagospia. Tutte le notizie più strane che nessuno dice. Italia maldestra. Guarda, c'è Berlusconi, Fini e Cosuli. Dovevamo seppellire Berlusconi e invece i due delfini, Alfano e Fini, hanno fatto la fine dei tonni. Proprio mentre il Cavaliere si prepara a tornare al governo con Renzi, Sallusti gode comune a due, è l'ispiratore dei loro tragici errori. Giorgio Napolitano, all'epoca Presidente della Repubblica, Futuro e Libertà, è morto alla prima prova elettorale. Nuovo centrodestra rischia di fare la stessa fine. Fini deve ringraziare il cielo di non essere finito nelle patrie galere. Alfano può solo sperare che all'ultimo qualcuno gli offra una scialuppa di salvataggio. Sturace al zero contro Gianfri. Se l'induzione al suicidio non fosse reato, suggerirei a Fini di spararsi. Diceva di essere un coglione, forse qualcosa di peggio. E Nammi, sai quanto dice male questo giornale qui? L'inciume non è inciucione. Se va bene a Peppone, il Movimento 5 Stelle è pronto a votare la proposta del PD sui vitalizi e sulla legge elettorale. Contiamo sul proporzionale alla tedesca, con sbarramento al 5%, non fa strano votare con loro e Forza Italia. Lo facciamo se il tema è giusto. Dopo 10 anni torna una legge elettorale costituzionale. Puzza di voto e la borsa cade. Meno 2%. Alla fine vanno a finire sempre a votare, votazioni che costa un sacco di soldi per gli italiani. Invece di andare sempre alle votazioni, che ci stasse uno solo, ruba uno solo e quell'altro basta, chiuso, finito, mandane a tutti. Uno solo ci doveva stare al governo a comandare, basta. Cos'è tutta sta gente, E dopo più si vota e più gli italiani spendono sempre più soldi, perché le votazioni costa tantissimo alle casse dello Stato. E lo Stato siamo noi cittadini e contribuenti che paghiamo tutto un continuo. Guarda un po', Mr. Chef, ciambelle, sushi, cocktail al veleno di tarantola, bibita al pancake, pizza allo zucchero, filato e biscotti alle vespe. Ecco i cibi più assurdi del mondo, specialità che assicurano il passaggio dalla gastronomia alla gastroenterologia. Poi qua, violentano una minorenne e si giustificano. Era consenziente, due ragazzi arrestati dalla squadra mobile di Taranto. Hanno abusato di una quindicenne dopo averla fatta ubriacare. Vedi, era consenziente. Poi qua la Merkel che dice... America fatta a maglie. Quanto rosica Angela Merkel, non trattata da padrona e signora da Trump? Il viaggio internazionale è stato un successo e lo pensano, tacendo, anche i giornali nemici, cioè quasi tutti. Ora però torna a casa e trova i casini, servizi segreti impazziti, rapporti con la Russia, la guerra del partito della nazione di Washington, quel 91% che in città ha votato per Hillary. Guarda un po' come lo guarda incazzata a Trump. Guarda un po' questo, rinchiudetelo, Antonello Falomi e la Zanzara difende il vitalizio degli ex parlamentari. Giusto prendere di più di un cittadino normale, se ci tagliano la pensione molti di noi dovranno rinunciare alla badante. È un attacco allo Stato di diritto, la pensione media di un ex è di 3.500 euro al mese. Vedi, dopo non c'hanno più quadripla la badante. Invece chi è che è cittadino, che paga le tasse tutto un continuo, che pagamo tutto, che guadagna 500 euro di pensione, come fa a pagare la badante? Manca l'ospizio, Polendà. Che gente! Occhio Malocchio, 1.800.000, Fazio si gioca anche la carta del Malocchio per avere il rinnovo del suo contratto milionario, lo dedichiamo alla Rai, non si sa mai. Io le ho tentate tutte per rimanere, adesso fate voi, ma con il DG e la direttrice Bignardi in uscita sarà difficile riconfermare le cifre del suo ingaggio. 1,8 milioni all'anno. Nammi, sai quanto guadagna, E per oggi è tutto, a domani se Dio vorrà, e chiunque vuole il cartaceo della rivista mensile Osimo Oggi... E la può acquistare solo in tutte le edicole della città di Osimo. Solo lì la trova. Ciao! Rassegna stampa di Osimo Oggi a cura di Matteo Montesi.